sapessi. Ieri sera sono stato a ballare il Pompigea. Che era una nuova discoteca? No, il Pompigea è uno stile di vita. Voglio fare un pezzo contemporaneo che non rimanga, che sia istantaneo. Poi mi faccio un tatuaggio sulla mia spalla che dice: guarda, ho un tatuaggio sulla pelle della mia spalla. Guarda bene, ne ho solo uno, se non me lo facevo non ero nessuno. Guarda, sono al cielo, è un'astronave. Ascolta questo brano, è una stronzata. Metto a disposizione della collettività la mia creatività. Mi rendo conto, non è elevata, chi se ne frega, mi sento vivo. Ho poco tempo, voglio fare presto e come Ernesto ho un e scrivo: Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino. Oh, stavolta i lanci li facciamo da Rosa Fina. Abbiamo questo special Il Meglio Di, che dura 30, 40, 45 secondi. No, sto scherzando. Però io dovrei essere, cioè avevo fissato, perché anche Marion Venturini fosse qui con me, però si vede che come al... Vieni qua, che bu. Allora, prima di lanciare il primo ospite, vogliamo parlare un po' di un argomento tipicamente femminile che vi trova preparate a palla proprio, il calcio. Tu sei tifosa di una squadra di calcio, di che cosa sei tifosa? Calcio Barilla esiste? Calcio Barilla, ai tempi quando c'era lui. No, un calcio più normale, cioè un calcio praticato da vivi. Te da che città vieni? Dove sei? Io da Siena. Quindi c'è il Siena. E tu saprai sicuramente, per esempio, l'inno del Siena, come fa, no? Ah, sì, sì. Come fa? L'inno del Siena. Allora ve lo dice. Io so quello di Siena, no? Del Siena. No, Siena è un'altra cosa. Tu il Palio, queste cose. No. C'è il calcio. A Firenze, Garrisco, ci sono delle cose. Voi invece? Lo ripassa, vabbè, intanto ci vediamo un po' di cabelle. Ma che figura mi fai fare? Neanche lì non è il Siena, ma stai assieme. Vi racconto una favola politica musicale che inizia così. C'era una volta un paese sotto i piedi del Monte Citorio, dove viveva la piccola Madia, che un giorno andò nei boschi per cercare i pinotti e si perse. Poi arrivarono i lupi, ma lei, urlando forte, Matteo, Matteo, li fece scappare tutti via e vissero tutti felici e con Renzi. Sembrerebbe finita qui la favola, E invece inizia proprio adesso e parto con lui, l'asfaltatore, quello che canta... Sono il primo cittadino di Firenze impiomato, ho capito il mio momento e mi sono candidato, è il destino che mi vuole presidente del consiglio, e anche se non mi dai il voto, stai tranquillo, me lo piglio, puoi andare a fanculo. No, no, Matteo, no. Tu devi dare il buon esempio, devi fare il bravo, non fare come gli altri. Tu hai fatto delle promesse, hai detto che avresti fatto una riforma a mese. E infatti l'hai detto. Hai detto niente accordi con il nemico. E infatti te lo sei fatto amico. Quella degli 80 euro l'ho capita un pochino meno, perché mi sembra, non lo so, che da una parte entra e da una parte escono. Non lo so, mi è sembrato di vedere il film Renzi Karate Kid. Una mano dà, una toglie. Dai la cera, togli la cera, dai la cera, togli la cera. Questo Renzi fa miracoli, lui non vede ostacoli, accontenta Obama e Draghi. Sembra giochi col Monopoli, spende senza limiti, tanto poi sei tu che paghi. C'è qualcosa che non va, lui ha tanta umiltà, però nessuno se ne è accorto, ora lo so. Lui metterà la faccia, ma i soldi no, e intanto compra i caccia, perché si sa, chi semina raccoglie, ma spender sai. È brava anche mia moglie, spiegaci dai, i soldi adesso dove li troverai, per dare 80 euro agli operai.
so che sei un portento, ma spendi i tuoi, oppure è un controsenso. E scusami se penso, ma non capisco il senso. Rosafina, via Baracca 135 a Firenze. Che particolarità! Ma semplicemente che è aperto H24. Cioè vuol dire a tutte le ore. Alle 3 di mattina sì, alle 4 di pomeriggio sì, alle 6 di mattina sì, alle 21.35 ti ho detto sì, alle 40 ti ho detto sì, è aperto sempre! A pranzo, menù a prezzo fisso, carne, pesce, pizzi, che tu vuoi? Cioè vabbè, ma posso mi andare io alle 4 di mattina a mangiare il pesce? Non c'è andare, vai a più una briochina, produzione propria, le fanno buone, via, su, dai. Rosafina, non sta tutta la sera a dire, vai, li mangi, chi ti sta a sentire me? Allora, cara Marion, di cosa vogliamo parlare? Gennaro, ormai ho fatto, anzi, lo dico a tutti, ho cambiato i documenti all'anagrafe, ormai sono Gennaro. Ma Gennaro. Ma ce l'ha la faccia da Gennaro Gennari? Com'è la faccia da Gennaro, scusa? Come me? Vabbè. Allora, parliamo di dialetti. Le piace okay, l'argomento? Sì, lei sì, in cosa è forte? In quale parte, chiaramente? Dialetto perugino. Perugino? Ah, però! E come si... ci faccio un esempio, ci dica qualcosa in perugino e noi risponde, tradurremo sul momento. Lo dico a lei o lo dico a loro? No, a me non me ne frega nulla, dica a loro. Fregigimo! Oh, anche a lei gliene frega nulla, vedo che ha detto più... ha detto chi se ne... No, come che vuol dire? Ce ne freghiamo. Gino, freghiamocene. No. Fregigimo. Freghiamo Gimo, che sarà un abitante tipico di Perugia. No. No, non lo so, cosa vuol dire? Vuol dire, ragazzi, andiamo. Ecco, allora andiamo a vedere un altro po' di cavolo. Dove l'ha imparata sta cosa? dei baci cioccolati. Baci Perugia. C'era detto. L'ha scritto, freghi Gimo, non mi sono documentato. Vero, ma io non l'ho mai trovato, forse ne mangia più lei di me. Cosa vuole dire, scusa? Nulla per dire. No. Poteva mancare, dico io, un rappresentante dei lavoratori? No. Volendo anche sì, invece no, è presente no, questa sera. Cinga perché... Ecco, perché è una persona anche da certa classe, è giusto che si distingua. Allora, per chi non avesse visto, quei due o tre che non la conoscessero ancora, ma dubito, lei si vuole presentare, chi è? Sono Renato, l'inviato spappolato, rincarcato, incazzato e qualche volta raffreddato dal supermercato. Dove lavoro io, Tanaccio? Dove lavorerà mai? Vogliamo dirne una per tutte? Una. Marina di Cecina, alla opera Marina di Cecina, boia, di che paese Marina di Cecina, roba da pulè. Succedono delle cose in settimana stupende. Che succederà mai, voglio dire con tutto il rispetto, non è che New York, Marina di Cecina. Marina di Cecina è la città europea delle rotatorie, tanto per cominciare, perché c'è più rotatorie e macchine. Però è bello, Marina di Cecina è un posto straordinario, alla coppe ne succede di tutti gli olori. Ci dica. Tutte vi, l'ho scritte, tutte vi, così non me le ricordo. Questa settimana ne è successe di tutto un po'. Sei brutto che tanto. Boia, cosa c'entra l'inciso? No, voglio dire. No, perché che è successo? Quando passa di fronte al computer scatta l'antivirus. Allora, cosa dici? Scatta l'antivirus. È venuta una, dice: ho visto un vendita quel bel televisore al plasmon. Dice: ma costa 1270 euro. Posso fare un lifting? Signora, se vuole si faccia un lifting. Un altro per far ganzone di fronte a tutti, dice: si sbrighi perché c'ho furia. E io c'ho rintintin. E siamo pari. Un'altra sempre. Ma stupida, viene, sì, sempre a fare l'imbecille. A fare la spesa. Viene e dice: scusi, il capospaccio? Il capospaccio? Dio, è in galera. Capospaccio è in galera. Dove lo può trovare il capospaccio? Un altro. Non è possibile. Dice: si voleva fare la barba. Dice: dove sono le lamette Parkinson? Lo immagini quando si fa la barba? Che tagliole strage, con la lamette. Noi siamo alla Opera, il posto dei Whips. La coppa Cash Boy. Una bellina vesta rete è venuta una sotto Natale. Voi dice: dove sono le palle per far presepio? Le palle per far presepio, come fa a connettersi col cervello? Non lo so, comunque è stupendo, bello, stupendo. Noi siamo la coppia, stupendo. Dove ci sono i Whips, la cassiera Whips, la cassiera, la Giuseppina,
Noi abbiamo la Giuseppina, la cassiera Whips, che ora è ritornata. Ma chi è la Giuseppina? La Ferrero, la Ferrero, ah, canta, la figura, Ferrero sì, Rocher, sì, noi ce l'abbiamo alla Oppa, no, ci è innamorata di Migattona, Migattona, e fa, dice, ti porta a cena con me, mi strizza anche l'occhio, ti porta, ma se paghi te, allora va no, bene. Che galantuomo è, scusi. Non c'ho un euro nemmeno a piangere, non c'ho braccia per faresti, io. Sì che poi, dice, un'altra volta, dice, mi ha fatto, no, non ti scordare mai di me, chi se lo dimentica, cioè, dammi 20 euro. Qualche... Ancora sti 20 ma lo sai quando è ritornata? Perché lei era un'aspettativa. A novembre, quando l'uva è matura, il fio pende. E poi c'è venuto olio, whips, schicks. Lapo, viene Lapo a fare la spesa, Lapo Elka. Lapo Elka, sì, lui piglia... A Cecina. Sì, lui prende l'acqua. Piglia sempre le canne, Ah, capisco. Sì. No, quelle le canne da pesca, certo. Sì. Cos'è? E infatti si sono finite tutte, a un certo punto mi fa, dice, guarda, non importa, tanto io ora a questo punto mi fumo l'esca, non importa, le canne, basta, è finita lì. E viene Danny Harvish. Quello, Danny Harvish, quel giocatore, sai, delle banane, quello che sì, della polemica. Sì, oh, sì. Sta sempre a comprare le banane, che sta sempre a... Cosa c'ho io, il miele, che vengano tutti lì. Danny Harvish compra sempre le banane, che il direttore fa. Renato, dice, guarda, se casomai, se finisca le banane, allargati con le mele. Ecco, mi sembra giusto, perché se no cosa gli dà lei? No, con le mele ti c'hai allargate, perché io voglio rimanere... Dermi segno zodiacale, che è doppio, lo sai, il mio segno zodiacale, signale, è doppio, Toro davanti e Vergine dietro. Ma caccio io il miele, che sta anche a me, si c'è anche il miele, tutti qua vengono, tutti lì. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino. Elettromec, via Baccio da Montelupo, via di Ripoli. Elettromec uguale batterie, batterie uguale scariche da rigenerare, che fa, le butti via? No. Perché? Perché comprarle costa di più e perché poi inquini. Allora le porti a loro a Elettromec e loro che fanno? Te le rigenerano, te lo dico con calma, te le rigenerano. Risparmio 30%, dormi tranquillo, coscienza pulita e ambiente pure. Elettromec, numero uno. Oh. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino! Bombiccio. Rosafina è una pasticceria di produzioni proprie e non solo, è anche pizzeria e ristorante aperto 24 ore su 24. Le prime brioche escono dal laboratorio alle 2.30 del mattino e poi a pranzo c'è la pizzeria e il ristorante. Nel pomeriggio vi aspettiamo per una merenda dolce o salata e dalle 19 apri cena. Poi comincia la cena, la pizzeria rimane aperta fino alle 3 del mattino. Il venerdì sera menù completo a base di pesce a 25 euro e il sabato e la domenica menù completo con tagliata sempre a 25 euro. Pasticceria Rosafina la trovi a Firenze in via Baracca 135. Svita Vita, il piacere di stare in giardino. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria a produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o apericena con buffet di nostra produzione. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo. E per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer con oltre 30 anni d'esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. Gli antipasti per partire, i primi per godere, i secondi per confermare e i dolci per estasiare. Da Beppino ogni portata è un'esperienza di gusto e ogni giorno è il momento giusto. Trattoria da Beppino, via di Ripoli 13 Rosso a Firenze. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino! Giustamente faceva notare Marion fuori onda, cioè sul bagnasciuga direi, che ci sono anche degli argomenti molto più importanti per le donne, molto, tipo quale per esempio, dica lei.
La moda. La moda. Oh, la moda, ma vogliamo scherzare. Adesso andiamo incontro a che tipo di moda? Che colori vanno quest'anno, per esempio? No, glielo volevo domandare io a lei. Me lo chiede. Quali sono i colori che andranno di moda per questa prossima stagione? Primaverile. Primaverile. Dunque, io direi l'arancio. No, come il frutto. No, no, quello è l'arancia. Ah. Semmai come l'albero. No, sono il pastello. Ha presente? Ma lei la sta dicendo con... cognizione di causa totale. O persa. L'amaranto. Però tenga presente che io sono daltonico. L'amaranto è il colore? L'amaranto. Io potevo stare a casa. Cioè io stavo a casa mia, cioè avevo il telecomando. Cos'è l'amaranto? Ma l'amaranto è... Lei, vai pure. Sì. Vediamo se l'amaranto è... Oh, è un onore presentare questo duo che sta entrando, perché devi sapere, io conosco uno di loro da un casting che abbiamo fatto attraverso la bottega della comicità per un programma di comici su Rai 1. Quindi uno di due era un comico. Ora invece hanno virato. Sì, lo conosco, l'ho visto. Ora fanno musica, è anche bella musica, sono diventati un duo, non so se li conosci. Ma certo, è lei che è out. Loro sono i Dust. Certo. Out, sì. Raga, qui Dale, Dust. Oggi sono qui per presentarvi il singolo di Step, Lacrime nella pistola. Questa va a chi lotta tutti i giorni e chi si sente un soldato. Ciao piccolo, ti scrivo da qua dove piovono bombe. Proprio ora vorrei abbracciarne una. La tua mamma, in guerra come nella vita, chi non è forte soccombe. Ma papà manca dati bacio in fronte. E la nanna, guarda come hanno ridotto i pianeti cattivi. L'avarizia va a precetto con l'egoismo. Tesoro, non temere della tua stanza, sono fuori i mostri crudeli. Promettimi che da grande sarai migliore di loro. Non mi importa essere un eroe in battaglia, voglio esserlo solo per voi ogni giorno. Non siete la mia famiglia, siete la mia Italia. Il vostro pensiero è il mio biglietto di ritorno. Il tempo passa e chissà quanto sei cresciuto. Ma papà, finché non ti vedrà non mollerà. No. Ricorda che sei il sorriso stampato nel mio volto. Stanotte guarda la luna, ti penserò e ti abbraccerà. Mi accampo dentro ad una tenda che non consola. Ma il mio amore vola, rompe la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola. Lacrime nella pistola. E prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso sole scurisce. Eclisse. Mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse. Che non è mia. Amore mio, non hai idea di quanto mi manchi. È così triste svegliarsi senza il tuo buongiorno. Sono sempre ma lo stesso, ma con gli occhi più stanchi. Non voglio che il tuo odore sia solo un ricordo. Ho le armi in mano, ma il tuo nome è nel cuore. La trincea è la mia casa, e l'elmetto è il tetto. Ora le lacrime si confondono con il sudore. Ma ti stringerò presto, te lo prometto. Volevo una vita a fianco a te, ed ora è questa. Preferisco proteggere te che la nazione. Ricordi, da fidanzati ti chiamavo principessa. Ora ti chiamo regina, ma con la stessa emozione. Non pregare per me, basta che mi pensi. La nostra casa sarà ancora il nostro nido. Se vedo nelle stelle la luce dei tuoi occhi intensi, combatto per poterli rivedere da vivo. Consola, ma il mio amore vorrà rompere la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola. Lacrime nella pistola. Prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso sole scurisce, eclisse. Mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse. Che non è mia. Sono questa dura armatura. C'è il cuore di un semplice uomo. Le mani tremano sì, per la paura di non vedere più il giorno nuovo. Sotto questa dura armatura c'è il cuore di un semplice uomo. Le mani tremano sì, per la paura di non vedere più un giorno nuovo. Mi accampo dentro ad una terra che non consola. Ma il mio cuore vola e rompe la tua solitudine. Trattengo un urlo che porta il tuo nome in gola. Lacrime nella pistola. E prego che queste ore non siano le ultime. Vorrei che tutto questo sparisse. All'improvviso sole scurisce, eclisse. Mentre vorrei che tutto questo svanisse. Combatto per voi in apocalisse che non è mia. Se ecco voi Step Pizza, raga. Step. Yo. Un applauso. Grazie mille, raga. Qui la Dust. Seguiteci su tutti i social. Siamo su Instagram, Facebook. Quale manca? Quale manca? Di tutti più Instagram, Facebook, YouTube. Bella. E YouPorn. Centro Dentistico Fiorentino, tecnologie più moderne, professionisti più aggiornati. Via del Ponte delle Mosse 43B a Firenze,
Un'ottima organizzazione interna che ruota intorno al cliente. Cosa dire di più? Andare e provare. Che bello qua, signor Gennaro. Hai visto? Rosafina pasticceria, abbiamo sempre detto, la cosa sembra che non esista. 23 su 24, davvero? Colazione 3 in poi, la pizza a tutte le ore, meravigliosa. Dunque, dicevo, lei è senz'altro una... è stata una ragazza che è... Che vuol dire è stata? No, no, ma mi faccia finire, prima. Che era addormentata con le fiabe, spero che ora non sia così. No, che una volta che ora si addormenti con altre cose da fare, non con le fiabe. Non è che leggi la principessa. Ma io le racconto sempre le fiabe. Le racconta, ma lei la sera. Ma perché io. La sera lei quando va a letto legge cosa? La bolletta del gas? Un'altra cosa? Non legge le. Sì, un libro. Ecco. Un libro. Certo. Qual era la fiaba che più gli piaceva quando era piccolina? Che la diceva? Bella addormentata nel bosco. Oh, come è finita? Che la principessa si sveglia grazie al bacio del suo principe azzurro, vissero tutti felici e contenti. È successo a lei una cosa del genere? No. Ecco, ma non lo ci dà. Anzi, cercasi principe, certo. Va. Candidatura. Citofonare Marion Venturini. Buonasera, buonasera a tutti, guarda, grazie, ecco io sono Mascia, acqua, faccio vedere, guarda, tu guarda bene, vedi, guarda, vedi, uguale, capito come, guarda, vedi, uguale, guarda, poi, guarda, andiamo qua, proviamo, e metti l'acqua dentro, speriamo, io la prima volta, pronto, proviamo, sì o no, sì, proviamo, ecco, eccola. Proviamo. Così, via. Ecco, guarda, eccola qua, ha vinto, tac, oppa, ha vinto io, benissimo. Con il dietro, propagamo così, ecco lì, va. Ecco, passo, benissimo, e poi, ancora dietro. Ecco, proviamo, vedi, prova, guarda. Eccolo. Da uguale a un naturale fantastico, ma ci va, grazie. Rematto, Firenze, Viale dei Mille, ristorante, pizzeria, osteria numero, no, osteria e basta, senza il numero, più avrei dei mille, c'è il numero, ma chi se ne frega, vicino allo stadio, se stai di Firenze e non sai dov'è lo stadio, allora impiccati, e che va a fare Remato, Gesù. Ma lei c'ha un vizio, signore, le ho già detto che questo è il bagno delle donne. Qua lei non ci può stare. Qua, non con papà moi. E allora ce lo riporto io, in avanti. Oh. Ecco, vede questo vino? Lei deve entrare qua. Scusi, la. Mi si confuso, molto confuso. Scusi, moi. Io si froscio, parecchio froscio.
Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. Bar Ponticelli, da lunedì al sabato 5.22, la domenica 7.13. Colazioni con paste fresche della migliore pasticceria, ottimi cappuccini Illy, con Super Enalotto e ricevitoria Better, l'ottomatica, pagamenti, bollettini e ricariche. Ristorante Il Germoglio, pizzeria e cene per ogni evento, compleanni, feste, Natale e Capodanno, tutto anche senza glutine, certificato dall'associazione. Menù su richiesta di pesce, carne e cacciagione. Immerso nella tranquilla campagna toscana, l'Hotel Neide propone camere con connessione Wi-Fi gratuita, bagno privato e il parcheggio è gratuito. Hotel 3 stelle con atmosfera familiare a 2 km dall'uscita della Firenze Pisa-Livorno e a 30 minuti dalle più belle località della nostra terra. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria a produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o per cena con buffet di nostra produzione. Svita Vita, il piacere di stare in giardino. Gli antipasti per partire, i primi per godere, i secondi per confermare e i dolci per estasiare. Da Beppino ogni portata è un'esperienza di gusto e ogni giorno è il momento giusto. Trattoria da Beppino, via di Ripoli 13 Rosso a Firenze. Allora dobbiamo fare la scaletta per fare poi i lanci, no? Per gli artisti. Ma lo sa che siamo all'interno di un'eccellenza italiana? E la Madonna, dove siamo? No. Chi è? Ah, Rosafina, ah no, pensavo, dice, sì, qui è un localone che... Sì, però non ci distraiamo, Rosafina, via Baracca. Ci dica, allora, mettiamo... Lei, che io lavoro? Lei sembra come se fosse in vacanza, capito? Ma c'era una cantilena da piccini, no? Sotto il ponte, no? Di Baracca. Io le ho prenotato già, lo dico anche, un attacco. No, ma da cosa nasce, secondo lei? C'è una storia? Sì, no, è il DNA, sono delle malattie congenite. Allora, lei la settimana tenga libera per l'attacco, così vediamo se il neurone solo che gira dentro, c'è nessuno, sa quello famoso, ha segni di vita, che secondo me non c'è più nemmeno. Comunque lei faccia pure sotto il ponte quello che vuole, io segno i comici la puntata, dopo quanto ho saputo fare da solo. No, che parrocchia bella, ma io vi benedico subito, Oh, ragazze, buonasera, ma una bella benedizione. Le grappa, non vi preoccupate. Emiliano, vieni a vedere che parrocchia bella che c'ho, vieni a vedere. Non ci vengo io vestito così, ci denunciano tutte e due. Se ti fa una musina e vieni? Prova, ma non la vedo dura. Allo follow me, andiamo a una watch away to me, and now I know it, now I need, I wanna know when I know we, when I do we. Sorella. Fratello, c'è la tua sorella? No, sorella. C'è la tua sorella. Oddio, sorella, accidenti. Oh, che muscoli lascia? Senti là, come la fa a essere muscolosa così? Sentimi, qui. Come la fa a essere muscolosa così? Perché vocco frate e zappo l'orto. Ascolta, sorella, ma chi l'ha portata qui al mio convento? Il tom-tom. Sì, sorella, ma è venuta da sola? No! Non vedo nessuno! Con il tom-tom? Sì, ma con chi è venuta? Con una mia collega. E allora? Una paura sull'autostrada 130, 140, 150, 160 dei suor passi. I suor passi? Sì. Davvero una paura. O chi è la sua amica? La monaca di Monte. Lo sapevo io, guarda. Che suortimi di qui. No, ascolti, sorella, senta, se lei è venuta qui al mio convento, ci sarà un motivo? Ha peccato?
peccato, guarda. No, dicevo, ha peccato. Peccato, sono venuto in peccato. Ha peccato, sorella, lei ha peccato. Ieri. Ha peccato. Allora, sorella, facciamo una cosa. No, ferma. La venga qua nel confessionale. Aspetti, eh. La mi reggi il secchio, signorina, eh. Non mi finisca. La grappa. La mi reggi il figliolo, signorina. No, col figlio. Sorella. Lei faccia conto di essere nel confessionale, va bene? Ora nel confessionale, va bene, mi dica, aspetti, mi metto in posizione, mi dica. Nomino. Suor Giuseppina, perché non è più motivata, sorella. Non ci può più stare. Si fida più dell'uomo. Ma che... E poi è Don Rolando. Ma cosa dice? È la talpa. Ma cosa dice? Sorella, ma cosa dice? Non siamo in confessionale. Ma il confessionale non è quello del Grande Fratello, il confessionale è vero. Peccato. Senta per piacere, sorella, lei se è venuta qui avrà peccato. Ha peccato? Peccato. Bene, allora mi deve dire che peccato ha fatto. Ieri. Io l'assolvo dai peccato. Aspetti, prima mi assiedo e poi l'assolvo. Sei sicuro di essere in confessionale? Ascolta. Ieri, ragazzi. No. Sorelli, peccato di ieri. Ah, ieri è venuto. Ah, Dio, uno. Chi è venuto? Chi è venuto, sorella? Un muratore. Un muratore? Sì. Sì. E allora, che è successo? Voleva abusare di me. Oddio! Un muratore voleva abusare di lei? Davvero, peccato. E come faceva a sapere che ero un muratore? Perché mi stonacava e mi rintonacava. Ma la sorella è morto. Cioè, Don Frisbee. Va bene, sorella. Sorella, guardi, io l'ho confessata, non gli ho chiesto neanche il nome. Come si chiama? Carmen. Carmen, la sorella. Carmen, davvero. Va bene. E lei? Io cosa? Come si chiama? Dolando. Don Dolando. Si vede. Ascolta, sorella, ora faccio, la stia ferma che faccio il sermone, eh. Ora faccio il sermone e gli fa anche l'estrema unzione. No, il sermone, è morto qualcuno. Ma no! Ora fa il sermone, il pesce, capite? Gli fa l'estrema unzione per metterlo in forno. No, ma mi garbi il pesce. Ma gli fa il pesce. Garbi il forno. Anche il pesce mi garba anche. Mimmino, che me la pago una fatta, Mimmino! Vai, la so, vai. Magazzini Mangini. Magazzini Mangini, la so tutta, senza un vero e proprio fornitissimo outlet dove puoi trovare abbigliamento uomo, donna, ragazzo, sia sportivo che elegante, intimo, per lui e per lei, articoli per la casa, per la cucina, per il bagno, articoli da regalo. La rosa terricciola, Pisa, Magazzini Mangini, la so, vai, quando vuoi si fa. Mimmino, che me la pago una fatta, Mimmino! Allora. Sì. Le prometto e l'aiuto. Va, prossimo. Prossimo, sto vedendo in base anche al tipo di comicità. Lei cos'è che la colpisce di più? Che tipo di comicità la fa trascendere, la fa... La so. Ma dica anche a me, non è che lo sa. Ride che... Qual è la comicità? Magia comica. La magia comica, ecco, perfetto. Allora vedremo se abbiamo... Non credo ci sia niente decente. Laddove ci fosse, casomai. Vabbè. No. Sì. Finalmente ce l'ho fatta. Signore e signori, vi ho portato un mago unico al mondo. Un mago come non lo avete mai visto. Meno male. Speriamo bene. Il mago Urcus. Grande mago Urcus. Ti chiami Urcus, quindi... Allora voi lo vedete così. Chi è il tuo stilista? Vabbè. Ma comunque questo mago si è esibito nei più grandi teatri internazionali di Mosca. In Italia lo hanno visto ad occhio bello. Regia primo piano. Vede perché? Allora, prima di una grande magia occorre riscaldamento. Urcus? Sì. Siamo in televisione. Ah. Bisogna riscaldare la voce. Ci sei?
Sì. C'ho di lingua, ok? 33. Arcivescovo. Arcivescovo con Santimone si vuole. Sopra la panca? La apra crepa. Ci siamo? Questo grande macino che mi porti, aiuto. Io ho paura quando lei fa il palloncino. Non succede niente. E cosa ce lo spieghi? Insomma, questo è un palloncino giallo, l'altra volta era bianco. Ah! Il Magurgus. Allora, ci siamo con la grande magia? Perché sì. Altrimenti c'è una reputazione. Sì, sì. Che mi ha portato ora? Ho portato uno strumento giapponese. Giapponese. Si chiama Shanta Matafrao. Shanta Mata che? Shanta Matafrao è formato da una sticella di legno con tre cordicelle attaccate rosse. A una cordicella rossa ci attacca un foulard di colore giallo. Sta attenta. Il gioco consiste nel far passare il foulard giallo dalla mia sinistra alla mia destra. Quindi si prende il sale magico. L'ha comprato dal signore del COP lì. E come per magia il foulard è andato sulla mia destra. Oh, Urcus, cioè voglio dire... No, questo mi riusciva pure a me, Ma il difficile di questo gioco non è farlo passare da sinistra a destra, è farlo tornare nella posizione di partenza. Brava. Quindi che cosa bisogna fare? Il movimento al contrario. Quindi si prende il sale nella tasca sinistra invece di quella di destra. Movimento al contrario. E c'era un 3x2 al Conad? Sì. Poi si passa dietro e come per magia ritorna a sinistra. Facciamo un applauso al Mago Urcus. Bravo, bravo. Finito? Però, no, non è finito. Però ti voglio spiegare che il gioco non va fatto davanti, perché sennò tutti vedano. Ah. Il gioco va fatto passare dietro la schiena, lo vedi? Da sinistra, se fa così, rimane a sinistra. Se fa così, dove va? A destra. A destra. E come per magia? No. Il Mago Urcus, ma lo vedete, è meraviglia. Quindi nel mezzo c'era la magia, c'era. Comunque io non la porto più. Sono per me? Sì, per te. Oh, che carino. Mago Urcus, viola, e qui non ci torna più, di qua. Prato Ovest Car Service. A domicilio. Dice cosa? Tutto. Provare per credere. Te telefoni, io avrei bisogno di... Si arriva noi. No, vengo... No, si viene noi. No, vengo... Si viene noi! E vengono loro. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino! Potevamo farvi vedere i nostri servizi, vendita auto, carrozzeria, officina, gommista, elettrauto, diagnosi computerizzata, soccorso stradale, impianti GPL e metano. Potevamo farvi vedere una bella ragazza, ma la nostra non è una pubblicità normale. Vogliamo farvi vedere quello che facciamo. Per la vostra vettura verranno utilizzati veramente prodotti di altissima qualità e tutti i nostri servizi sono totalmente a domicilio. Svita Vita, il piacere di stare in giardino. Rosafina è una pasticceria di produzioni proprie e non solo, è anche pizzeria e ristorante aperto 24 ore su 24. Le prime brioche escono dal laboratorio alle 2:30 del mattino e poi a pranzo c'è la pizzeria e il ristorante. Nel pomeriggio vi aspettiamo per una merenda dolce o salata e dalle 19 apri cena. Poi comincia la cena, la pizzeria rimane aperta fino alle 3 del mattino. Il venerdì sera menù completo a base di pesce a 25 euro e il sabato e la domenica menù completo con tagliata sempre a 25 euro. Pasticceria Rosafina la trovi a Firenze in via Baracca 135.
Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Electromecbatterie.it. La pasticceria Marcello a Firenze è pasticceria produzione propria. Troverete specialità toscane e dolci di tutta Italia. Pasticceria secca e fresca, schiacciata alla fiorentina semplice o farcita con crema e cioccolata. Torte di tutti i gusti da ordinare per eventi e compleanni. Aperti a pranzo con i primi piatti in servizio veloce, aperitivo o apericena con buffet di nostra produzione. Si fa un brindisi? No, non lo faccio lei da sola, tanto lei beve. Per cosa beve? Per dimenticare? Per dimenticarla. Non è un ghiotton, allora. Come si dice? Un boccon da ghiotti. Se ci fosse un assistente sociale disoccupato all'ascolto del nostro programma, venga, citofoni Marion Venturini e c'ha da lavorare per chissà quanti anni, perché questa ragazza, poverina, sta vivendo un dramma. Ma io più di lei, credetemi, eh? Che ne pensa lei? Posso rispondere? Siamo in televisione. Ma che bel, ma qua, ma che parterre di donne! Che io amo particolarmente. Lei sa che io amo veramente le donne, le adoro proprio io. C'ho una moglie, gli voglio un bene stupendo, io giuro, Lei pensi che io sia qui a fare, io amo mia moglie in una maniera efferata, veramente gli faccio fare 3 tacchi la settimana, mai una gioia, non c'è mai nulla. E ultimamente gli ho fatto fare l'ultima tacca, il dottore mi ha detto, dice, guardi che gli fanno male 3 tacchi la settimana, ho detto sì, ne faccia 4 allora, nella speranza che, no, però voi donne veramente ci fate un regalo stupendo, che è quello di renderci padri, una cosa un po' particolare, però è bello perché quando uno rimane incinta, soprattutto una donna, no, ma un po' più un problema, ma anche gli uomini incinta, una donna rimane incinta, c'è una trasformazione fisica ma soprattutto psicologica. Mi ricordo mia moglie la prima volta rimasta incinta del primo, entra in casa, lei mi fece ciao amore, lei mi fece ti ho salutato, non è che, e lei mi dice sì, chiamo 118, dice no, aspetto un bambino, dice, ma bisogna vedere anche a che ora arriva, non è che si può fare un casino del genere. E lei mi disse, sono incinta. Ecco, quando un uomo ti dice, una donna ti dice, sono incinta, un uomo scatta un'invidia tremenda, perché veramente è una delle cose più... Ora, siete tutte donne, però qualcuno di voi è stato da ginecologo col marito, no? È stato... È una delle cose per noi uomini... Signora, guardi, veramente, è una delle cose più... No, è vero, È umiliante come cosa, no? Perché uno arriva e fa buonasera, sono il marito, e questo ti fa sì, si metta là, signora, si nudi, si metta sul trespolo e voi tipo ballerina dell'étoile subito. Che io la guardai e la mia moglie fece e te l'ha chiesto una volta, dice allora, l'ho chiesta per 2 anni, me l'ha fatta vedere questa alla prima, poi ci mettono anche una luce contro, non so se si ricorda, mette la luce contro, una lente, si dice in Toscana rufola quanto gli pare e ti chiede soldi, che mi dà un po' fastidio, no? Perché casomai sei te che rufoli nel mio da mezz'ora. Però io poi trovai anche uno abbastanza simpatico, perché mentre era lì che rufolava, a un certo punto mia moglie era lì così, in questa posizione che credo si chiami in medicina proprio il termine, scoscia galletto, non so se è la cosa... Gli fece, dice, dottore io vorrei l'epidurale per non sentire dolore, e lui fece, signora, era lì così, fece, signora io qui non ci metto lingua, fece, meno male, mi sembravi già abbastanza, no, sono cose che posso capire, però devo dire che fu una cosa bellissima, perché poi mi disse, Salvatori, lei aspetta un bimbo, e poi guardò la mia moglie e disse, lei è incinta, e mi fece, ma chi, ma io? E il ginecologo fece, saremmo un 3, uno di 3 deve essere incinta, è più facile lei. Insomma, poi mi disse, Salvatore, è soddisfatto? Dice, sì, sono soddisfatto. Dice, non si preoccupi, adesso la signora avrà un periodo in cui si sentirà stanca almeno i primi 3 mesi e poi avrà un periodo in cui avrà le nausee almeno i primi 3 mesi. Lei quando ha le nausee si allontana dalla fonte che è la nausea e quando è stanca si riposi. Fu bellissimo. Infatti io poi, il dottore mi disse, allora Salvatore sarebbero 120. Gli dissi, bravo, ho fatto bene a usare il condizionale perché ha rufolato troppo e si rimase sull'80. Si arrivò a casa, lei si mise sul divano, tipo lei, così, fece, amore, sei contenta? Lei fece, sì, hai fame? Bah, si mangia,
e disse o via, e lei mi fece o via che? Dico, ma per mangiare bisogna becciare un fornellino, metterci un po' d'acqua. Io sono stanca, ha detto anche il dottore. Dice, ti faccio la pasta asciutta. Dice, no, volevo le seppioline in umido ripiene con piselli. Dice, amore, mi riescono. Dice, va bene, uguale, non ti preoccupare, poi se ti nasce la voglia del pisello. Dice, no, ascolta, se deve nascere la voglia del pisello, no, perché ora, sinceramente, la voglia delle seppi in umido con piselli, non so, prima di fare un polpo al posto del naso con dei piselli sopra. Per cui gli feci questa cosa qui. L'unica cosa che mi dette fastidio fu che quando, so, mi sto un po' dilungando, perché quando rimanete incinta uno vuol festeggiare, no? Per cui vai a letto, entra, lei entra nel letto, te entri, e lei lì per lì sembra anche che ti lusinghile, perché te entri, gli fai amore, e lei ti fa, mi fai male, che lì per lì, no no, lì per lì ti lusinga, no? Perché te gli fai, lo so, sempre stata una bestia, la seconda sera mi fai male, la terza sera mi fa male, dopo 15 giorni apri la porta e mi feci, ah mi fai male, mi feci, oh, e sei là giù, eh. Basta il pensiero, ci vuole lungo anche quello, gli disse, non è che è una cosa. E poi dopo la prossima puntata continuiamo e facciamo anche il discorso dell'ospedale, va bene? Ci vediamo dopo. Ciao, grazie! I love you. Le donne belle, vi amo! Bisogna fare presto, il tempo è tiranno, Finito qui si fa tutti a mangiare il panino al Sava, lampredotto, hot dog, hamburger, quello che ti pare, panino da Sava, tutti insieme. Non vieni, non venire voi, che me ne frega a me. Sarà già tanti del resto, meglio così, ne mette, non ve ne mette voi e basta, tranquillo, non preoccupate, da sabato voi. Mi piacerebbe far lavorare un comico che parla di vacanza, non so se lei dove va in vacanza quest'anno, per esempio. Ah, lo so, in un posto bello, caldo e accogliente. Una casa di riposo, dicevo. Lì c'è una che si chiama Villa Arzilla, che come la vedono la prendono subito. Le posso fare anche un prezzo buono, se vuole. Ci metto una parolina buona, eh? Perché la frequenta spesso. No, ma c'ho degli amici, Niki, Graziano, amici. Insomma, c'ho Movimento, le Badanti, una storia lunga, poi gliela spiego un'altra volta. Via. Villa Arzilla, se la segni. Villa Arzilla. Allora, facciamo una osina di giorno, perché già si comincia a dire delle cose che non mi garbano un po'. Niente contro, diciamo, sua categoria, però personalmente verso di lei. Ah, vedo che ha fatto dei cambiamenti. Sì, ho cambiato la mutanda, era 3 settimane che avevo la stessa mutanda, per cui ho preferito cambiarla dopo 3 settimane. Caro signor Gennaio, come va? Non sono Gennaio, non sono neanche Gennaro, lo dica la sua mia bionda. Gennaio, l'etimologia la dice chiara, la parola non lei è. Deriva... Gennaio perché è nato a gennaio, no. Pupella maggio perché è nata a maggio. Ma il famoso re di Roma, Anco Marzio, anco lui nacque a Marzio. Lei c'ha delle idee, sono solo sue. Lei si è fatto un film in testa di queste cose che non sono così. Senta, non facciamo dietrologia, per favore. No, non facciamo. Io, dunque, lei lo sa chi sono io, no? Ormai lo sa, sono Baldo Baldi, della nobile famiglia dei Frescubaldi, Bozzi, Meneghini, Menegozzi, di Palazzo Strozzi. E naturalmente io docio, perché io docio, io le lascerei... Lei? Io docio, io le lascerei un segno indelebile a lei, no. Docciasse con me... Io, guardi, indelebile non voglio nulla, lei si doci da solo, docio qualcun altro, un docio con me, perché io... Le diciamo... lascerei un segno indelebile, ma se lo faccio... Senza qui, fare dietro. Guardi, nel nome del padre, cosa ci racconta quest'oggi, no, professore, di questa le racconto grande materia? Noi al circolo culturale, perché lei sa che io docio, insegno all'Accademia del Cruscotto di Fucecchio, e naturalmente insegno, docio, etimologia, e il nostro circolo culturale venga a trovarci a Fucecchio, si chiama per l'appunto Circolo Culturale Cristiano Malgioglio. Ecco, ora va convinto. Che è gemellato con il famoso Circolo Culturale del Nord Aldo Busi, non so se lei ha presente. Io ho questa pubblicazione che casualmente vado ad aprire e a leggere, perché lei dovrebbe venire, lei è un donatore di organi? Sì, al più tardi possibile, però no, non nel che... senso, no, non nel ora, senso, però. Dovrebbe venire, perché gli facciamo scambi culturali e di organi, quindi per l'appunto... Guardi, ho capito benissimo cosa vi scambiate, non ci voglio... Non ho tempo, io sono impegnato, non ho tempo. Mi vuole leggere quelle secondo lei? Questa pubblicazione nuova di Zecca, edita da 2 cani e mezzo, naturalmente. Da 2 cani e mezzo. 3 cani erano. No, perché la crisi, la spending review, dal latino... Mezzo cane. Sì, e mezzo cane è partito. Come vede, mutans mutandis, come lei sa, dal latino. Ebbene, la prima parola che le sottopongo alla sua ignoranza, lei è un grezzo, un ignorante, è la parola autogrill.
autogrill direttamente dall'autostrada autogrill. Autogrill, esatto, c'è un posto di ristoro all'interno dell'autostrada, l'area di servizio. No, lei è un grezzo e un ignorante. Come no? Autogrill è un insetto automatico. Autogrill. Questa invece viene direttamente dal torinese Fiat e la parola automobile. Automobile, non so. Guarda, se lo dice da solo. Un'auto che si muove, mobile. No, no, assolutamente no. No, ora no. Ora mezzo di trasporto in legno pregiato. Automobile, non so se ha presente. Di Massello. Veniamo alla parola dal romanesco abbattere. Non so se ha presente la parola abbattere. No, non è romanesco. L'abbattere è il gesto del distruggere, del far venire in meno una costruzione. Assolutamente no. Romanesco. Frase rivolta ad una prostituta. A bella, ando vai stasera? Abbattere. Ma no. La parola rom, ha presente la parola rom dalla derivazione rom? Un'etnia. Rom, baracca, la parola è baracca, esattamente baracca, dal rom, deriva dal rom, baracca. Che c'entra baracca e rom? E il baracca, il significato è bar, situato tra bar G e bar I, baracca. Andiamo avanti perché le non sottopongo anche questa parola. Io non che la seguo molto. Questa parola che viene dal mare, battibaleno viene dal mare. Un attimo. Gara è effettuata tra cetacei. Ma no, e infine una parola che si adatta benissimo a Teleregione perché proprio viene da Teleregione. Finalmente, esattamente la parola cacofonico. Certo, qui ha ragione perché il suono cacos, il suono bello, la parola che è un... Ma lei è un grezzo, è un ignorante, cacos, tecnico del suono con la diarrea. Ma non credo a Teleregione. Ora mi informerò, ma non credo. Venga, spero non quest'oretta in cui non è nemmeno. Venga Fucecchio, si acculturi. Si acculturi, lei ha bisogno di acculturarsi. Lei va di là? Sì. Io vado di qua, vai. Mimmino, che me la pago una parte, Mimmino! C'è un 20 metri quadri, lei poteva star qui, per esempio, e invece si è messa poi dopo. Non che, però, insomma, era per capire. Comunque, il problema non sono le macchine, non sono neanche le donne, sono i mariti che vi danno le chiavi della... Buonasera. Buonasera, mi presento. Buonasera. Sono Sandro Catorcio dell'omonimo autosalone Catorcio Motors, uno degli sponsor della trasmissione. Caro Gennai, sono qui per venderti una macchinuccia. So che la devi cambiare, vero? Benissimo, perfetto, te la vendo volentieri. C'ho due, guarda, due propostine per te questa sera. Non... Dunque, diciamo che il marchio Fiat sta andando alla grande con nuovi modelli di punta. Sì. E noi abbiamo un modello che è difficilissimo trovarlo. Per te, ragazzo, così giovane, così. Sì, così. Vabbè, per te. Diciamo per te, splendida macchina, quasi introvabile. Sì. Splendida, eccola qua, splendida. Punto. Leggi di là. Non vedo io. Ecco, splendida. Punto del 94. Interno con champelle è bella, quindi venite a trovarci perché assolutamente no, vedi ti sta lucidando il cofano, poi tranquillamente tu la puoi acquistare. Sì. Ora questa però... no, con questa però ti do anche una boccettina di medicina contro ti do il vaccino contro l'H1N1. Sì, perché se la compri la maiala la prendi di sicuro, vai tranquillo. Quindi non è, però qui caro Gaetano ti do due possibilità. Mi dica. Per te, sì. Per stasera solo per te. Allora, 15.000 euro la punto, chiavi in mano, 10.000 euro con lei e chiavi, fatte. Ma no, io non, ora, detto così, ma non volevo... L'hai riconosciuta il punto S? No. La punto G? È introvabile! Dai, Gatà, facciala affare, dai! No, ma non mi interessa, dai. Però non è, diciamo, un momento questo per me di... Non è un momento per te, per cambiare non è un momento per la punto G. Perfetto, allora, questa la mettiamo, la mettiamo fuori, alla per te. C'è un'altra. Assolutamente sì. Perché? Perché ho capito, allora se un vuoi la macchina tu vuoi il motorino. Ma io ce l'ha la patente per la moto? Benissimo, te lo vendo. Splendido 125, guarda va. Splendido 125. Guarda, va la bellina. Ma quello infradito, ma assolutamente sì. 120, questo è il freno. C'è il freno a mano e lì è il freno a piede, capito? Lei te l'abbiamo incorporata, lei praticamente frena? Capito? Allunga. Questa c'ha il carburatore dell'orto, dal 19 funziona alla grande. Dai, 50 sacchi è tua, dai. Gente è un pochino in erba, però per te va bene, dai. Ma non è facciala che... fare, dai! Non è che sia brumale, Gaetano, ma... dai, forza, dai, facciala fare, dai. Non sono proprio interessato, non sono convinto. Non sei convinto? Non proprio... Vai, la punto G, no. Questo, no, e non ti interessa... No, ma che scherzo,
Se non ti interessa la... Beh, non è male, però... Senza rancore. Eh? Non ti interessa? No, dice... Che? Senza rancore. Vai tranquillo. Affanculo, vai. Oh, finita un'altra divertentissima puntata di Non Solo Aria Fresca. È finita. Però per consolarci non ci resta che andare tutti da Saba a mangiare un bel panino predotto, hamburger, quello che vuoi. Presto, Saba è il re di panino, eh. Altro che discorsi. Voglio fare un pezzo contemporaneo che non rimanga, che sia istantaneo. Poi mi faccio un tatuaggio sulla mia spalla che dice: guarda, ho un tatuaggio sulla pelle della mia spalla. Guarda bene, ne ho solo uno. Se non me lo facevo non ero nessuno. Guarda su nel cielo, è un'astronave. Ascolta questo brano, è una stronzata. Metto a disposizione della collettività la mia creatività. Mi rendo conto, non è elevata. Chi se ne frega, mi sento vivo. Ho poco tempo, voglio fare presto. E come Ernesto ho un taccuino e scrivo: Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, pompicci. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, pompicci. Adesso le mie lodi anche a Cervantes, perché ha scritto il Don Chisciotte. Poi mi fermo e guardo il Vigilantes, e quando se n'è andato vado a mignotte. Le donne che la danno non sono un danno, e poi sono molti quelli che ci vanno. Ci vanno i ministri, ci vanno i preti, lo sanno tutti, tu non ci credi. Il giovane Giovanni nel Decamerone racconta di un rapporto orale, come se nel Medioevo ciò non si facesse. Pose si ginocchioni a guisa tale che pregar volesse. Fare questa cosa piace proprio a tutti, siamo tutti uguali, non è una casta, come la colazione all'italiana, un cappuccino ed una pasta. Oh! Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh! Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, oh! Guarda la TV, quelli sono amici, ma poi si mandano a fare in culo. La cronaca nera si tinge di gossip, la verità scompare in un applauso dopo uno stacco pubblicitario. Tutti dispensano la sua opinione, anch'io voglio dire la mia opinione, ma la mia però non interessa, non serve a niente, non crea interesse. Ora questo caso non fa più ascolto, serve un altro volto, un altro morto. Voglio fare sesso con Gloria Guida, io ve lo confesso, amo Gloria Guida. Ho una collezione larga di fotografie di Gloria Guida, con Gloria Guida, nella liceale da sentirsi male. I suoi blue jeans sono troppo belli, una cosa ve la dico prima di finire, io Dorelli ti invidio da morire. Quando muoio non voglio un epitafio, ne voglio dire niente né lasciare un graffio. Ti chiedo solamente una cosa e basta, se vedi Nazareno offrigli una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Mimmino, che me la pago una pasta. Per un dolce risveglio provate le nostre paste fresche o semplicemente un ottimo caffè Illy. Ristoro, siete di fretta? Provate il nostro pranzo, alta qualità alla velocità di un self-service. Tabacchi, non solo sigarette, ma anche accessori e servizi telematici, gratta e vinci e super enalotto. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. Elettromecbatterie.it. Svita Vita, il piacere di stare in giardino.